Buonasera a tutti, bentrovati a Udinese Tonight. Approfittiamo questa sera, insomma, vista la prima mini sosta, il primo riposo della squadra di Iachini che si sta godendo due giorni di libertà, noi approfittiamo per fare i primi bilanci, quelli soprattutto che ci arrivano dalle due amichevoli del weekend. Insomma, cercheremo di capire che cosa ha funzionato, che cosa meno, con un occhio sempre attento sul mercato e a tutto quello che succede, come sempre, nel mondo del calcio. Attenzione, perché questa è anche la serata di Facce da Channel e dopo di noi, ne parleremo più tardi, andrà in onda la prima semifinale, assolutamente da non perdere, con la sfida tra le prime due ragazze. Poi domani e dopodomani, sempre alle 22, andranno in onda le altre semifinali, in attesa poi della finalissima. Ed è proprio per questo che parto da lui stasera. Ah, ciao, che bene. Fernando, ciao Giorgia, ciao Giorgia. Non te l'aspettavi? Grande smacco nei confronti dei nostri ospiti, non me l'aspettavo. Buonasera a tutti, potete scriverci e raccontare tutto quello che vi passa per la testa riguardo alla nostra Udinese. E poi ovviamente dopo non perdetevi Facce da Channel, perché ci siamo noi due. E poi ti racconto anche di un Tavian. Non molto, solo, molto, grazie a Dio. Voglio raccontarti un Tavian molto risentito perché voleva essere tra i giudici. Davvero? Sì. Marco Tavian, buonasera. Buonasera, ciao Giosa, buonasera a tutti. Non solo io, ma io credo che tutti gli opinionisti avevano diritto di poter partecipare a questa selezione. Vorrei dire che lo faremo il prossimo anno. Anche Guido Gomirato voleva no, esserci. No, mi fido della giuria vera, mi fido. E quindi, secondo me volevi esserci anche tu, Guido, guarda. Dai che Guido. Dai Guido. Sarà del tutto obiettiva, quindi no. Ce lo vedevo però, sì, ce lo vedevo. Anch'io. Allora, signori, le avete viste le amichevoli di questi giorni? Sì, le abbiamo visto gli allenamenti di questi giorni, perché gli allenamenti di questi giorni sono stati caratterizzati soprattutto da esercitazioni tecnico-tattiche. Iachini insiste su determinate giocate, su determinati schemi. E per quanto riguarda le due amichevoli, beh, insomma, io credo che le risultanze siano importanti soprattutto per l'allenatore, perché l'allenatore ha impostato un determinato lavoro, è l'allenatore che ha chiesto ai giocatori determinati movimenti, l'allenatore sa cosa i giocatori possono dare, per cui la verità la conosce solo l'allenatore. Noi possiamo esprimere un giudizio così approssimativo sino a un certo punto, perché proprio non siamo in grado di valutare come il tecnico il lavoro che viene svolto nei quotidiani. Cominciamo dalla prima, quella contro il Krasnodar, e vediamo andato, magari qualche immagine. È un Udinese che è andata benino o non benone? Ti è piaciuta più la prima o la seconda intanto? Sono due partite diverse, perché nella prima ha mandato in campo, Iachini non lo dirà mai che quelli erano titolari, ma coloro che alla fine dovrebbero essere per 7, 8, 11esimi i titolari. Mentre contro l'Union Berlin hanno giocato coloro che sono entrati negli ultimi 30 minuti. Parliamo della prima gara, quella di Seboden, ho detto benino o non benone, comunque ci sono motivi per essere soddisfatti da parte del tecnico, innanzitutto per l'atteggiamento, la grinta, la giusta volontà, il giusto impegno evidenziati, e anche per determinate giocate. Io vorrei ricordare il redivivo Conè, non l'avevo mai visto giocare così bene, sì. Voglioso, addirittura cattivo, addirittura nervoso, quasi in clima campionato. Evidentemente questo è un segnale preciso che Conè manda a Iachini e alla proprietà, che lui vuole rimanere a Udine. Ma il Conè di questi tempi merita la riconferma, perché se continua su questa strada io credo che sia un importante acquisto da parte dell'Udinese. Come a me è piaciuto il nuovo Jankulowski, perché ormai lo battezzo il nuovo Jankulowski, che è Jankto. Guarda caso è cieco come lui, guarda caso ha la stessa statura, lo stesso fisico di Jankulowski, ha la stessa potenza, ha la stessa gamba, e inoltre gioca alle caratteristiche di Jankulowski. È un interno, una mezzala, ma sa fungere da cursore sinistro. Sappiamo che guarda caso ci hai fatto la scaletta di tutta la trasmissione, perché parleremo più o meno di questi, ma non solo. Tu che mi dici della amichevole col Krasnodar? Ma guarda, sono due allenamenti diversi, cioè, chiaramente dopo due settimane che lavori tutti i giorni, che fai il doppio tutti i giorni, tra l'altro con due squadre che vanno più avanti la preparazione, con due squadre anche importanti, perché l'Union Berlin è una squadra che fa la seconda divisione in Germania, mentre addirittura i russi
andranno a fare i preliminari di Europa League, quindi sì, non sono le squadrette che magari qualche anno fa si affrontava all'inizio qualche selezione carnica per poter oliare meglio i meccanismi. Iachini ha voluto subito banchi di prova abbastanza probanti. Nella prima gara chiaramente è sceso in campo anche la squadra che si conosceva meglio, perché credo che sono giocatori che giocano insieme da almeno 2 anni, se vogliamo togliere Zapata, poi per il resto i giocatori erano gli stessi, perché con comunque è rientrato, mentre nella seconda partita contro i tedeschi era una sperimentale. Quindi sai, fare un paragone tra le due squadre diventa veramente difficile. La cosa importante che è stato secondo me è la tenuta atletica, soprattutto della prima gara. Tanto è vero che è stato in vantaggio 2-0, poi vabbè, chiaramente la gamba loro è un po' più fresca perché stanno lavorando un po' di più, quindi probabilmente stanno anche scaricando in previsione proprio dei preliminari di Europa League, e di conseguenza ci hanno recuperato sul risultato. Mentre quella di domenica, ripeto, giocatori, era una sperimentale, giocatori che non hanno giocato insieme mai, e quindi proprio difficoltà proprio nella comunicazione verbale vera e propria, perché non conosci i tuoi compagni come giocano. Io, sai, Giorgia, credo che l'amichevole più importante sarà quella col Middlesbrough, perché quella che chiude il ritiro, mancheranno una decina di giorni circa alla partita di Coppa Italia, e quindi quella sarà sicuramente il banco di prova, perché poi non dimentichiamoci che nella formazione che ha giocato contro i russi è vero che erano i titolari dell'anno scorso, però io credo che giocatori come Peñaranda, che deve ancora arrivare, Fofana, Angella, sono giocatori secondo me che sono stati presi per poterli schierare dall'inizio. Non dimentichiamoci Balic, che è ancora via con la sua nazionale, eccetera. Sì. Quindi secondo me è stato un allenamento diverso. Io ripeto, per me contano solo i minuti che hanno giocato. Il risultato non è che se vincevi 3-0 eravamo qua a essere contenti, perché manca così tanto tempo all'appuntamento più importante relativamente, che è la Coppa Italia, ma soprattutto la prima di campionato, che sinceramente se fossimo pronti adesso ci sarebbe un po' da preoccuparci. Ci sarebbe assolutamente da preoccuparci. Allora, entriamo un pochino nel dettaglio di quelli che sono i singoli, e partirei proprio dall'argomento che ha lanciato Guido in apertura. La grafica ci rivela di chi stiamo parlando. Guascone, l'abbiamo così, ci abbiamo giocato un su. Ci siamo scatenati con le grafiche. Sapete che noi così dobbiamo metterci sempre un po' di fantasia. Perché ha cominciato da Guascone, cioè con intraprendenza, con personalità, con voglia di fare, cosa che non sempre gli abbiamo visto mettere in campo. L'altro anno ha avuto anche dei problemi. L'altro anno ha avuto dei problemi fisici, sì. Per cui chi è stato critico lo scorso anno nei confronti di questo giocatore credo sia stato anche molto ingiusto. È vero che ci ha messo anche del suo, però pronti via ha avuto dei problemi fisici, non andava tanto d'accordo mi sembra con Colantuono, lo vedevo nervoso. Ricordatevi anche il gol che aveva fatto alla Lazio in Coppa Italia, uno splendido gol, ma sì, non ha neanche esultato. Insomma, però è un giocatore che ha bisogno di riconquistare la piazza, diciamolo, sì. No? Cioè presentarsi così è una fortuna, un bel modo per cominciare. C'è una nota positiva per quanto riguarda Kone. C'è Kone che sa che il nuovo allenatore ha fiducia in lui, e questo lo facilita nel rimettersi in corsa per un posto di titolare. Io credo che se continua sulla strada intrapresa, non solo nella duplice amichevole in Austria, ma anche nei precedenti quotidiani allenamenti, credo che il posto gli spetti nella rosa, ovviamente, di diritto. Va bene. Perché sbilanciato, Guido. Adesso noi andiamo a vedere un focus sulle amichevole di Kone. Sì. E poi voglio sentire anche Marco Taviani, ovviamente il nostro pubblico da casa, su Kone. Cioè se se insomma merita di far parte. Lo so che va tu sei il re degli accenti. Va bene tutto, e dai, quindi sì. Qualsiasi licenza. Quello che dice Guido è il contrario. Ecco. Per Guido è Kone, allora è Kone. Parliamo di Kone. Vediamo le immagini che ci offre la regia di un giocatore che ha fatto vedere davvero delle ottime cose in queste prime due uscite. Come diceva giustamente Guido, è un ragazzo che ha dimostrato tanta voglia, che sembra essere finalmente in forma dal punto di vista fisico. Qui lo vediamo contro il Krasnodar, è stato protagonista di diversi contrasti accesi, di una serie di dribbling, ha tirato spesso in porta come in questa occasione, ecco, ha fatto vedere un po' tutto il suo potenziale. Poi addirittura con l'Union Berlin ha fatto un gol francamente bellissimo, lo rivediamo con questo tunnel a rientrare sul destro e poi a beccare l'angolo lontano. Un gol alla di Natale, visto che siamo ancora... Ecco, così, per dare un sapore nostalgico alla nostra trasmissione, con...
dimostra sempre di avere grandi qualità, dimostra soprattutto di non saper fare gol brutti, ma quello lo sappiamo già. Adesso, ecco, sta a lui confermarsi nelle prossime settimane e vedere se effettivamente Udine può finalmente abbracciare un giocatore che stiamo aspettando da un po'. Sì, un po' la critica che gli veniva mossa nelle ultime stagioni era quella di giocare da solo, di partire a testa bassa e non guardare mai che cosa succedeva accanto a lui. È chiaro però anche che nelle ultime due stagioni il contesto era diverso, no? In questa l'abbiamo capito benissimo, si riparte da zero. Quindi ti chiedo, caro Tavian, secondo te Conè deve andare avanti nella sua... facciamo tipo Miss Italia. Sì. Per Conè l'avventura in bianconero continua o no? Beh, sai Giorgia, l'altra faccia della medaglia sì. Di quando vabbè. Hai... quando con i concorsi con faccia da Channel visto che non posso partecipare faccia da Channel ecco, partecipo su Conè, va bene. Vedi. Sai, l'altra faccia della medaglia di quando hai 40 giocatori nel ritiro è proprio questo, no? Che tanti giocatori vogliono giocarsi la riconferma. Ora, parliamo di Conè. È arrivato qua dal Bologna come uno dei giocatori più pregiati del mercato 2013-2014-2015. Ha fatto molto bene a Bologna, un giocatore che ha grandi colpi. Qualcosa qua abbiamo intravisto, no? La Coppa Italia 14-15, il gol in Coppa Italia l'anno scorso con la Lazio. Sui colpi di Conè, secondo me, c'è poca discussione. Sta di fatto però che in queste due stagioni, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, perché lui era entrato dal Mondiale con qualche fastidio. Poi ha beccato 3 giornate di squalifica, cioè già anche l'anno con Stramaccioni non è mai riuscito a giocare con continuità. L'anno scorso è stato praticamente a ripercorso l'annata precedente, è andato a Firenze ha giocato 13 minuti. Quindi Conè, cioè lui sa che questa è la sua ultima chance. O si rigioca qua una chance importante per rilanciarsi, oppure deve fare delle altre scelte, scegliere altri campionati, e probabilmente, visto che lo vuole anche Stramaccioni e Panathinaikos, potrebbe addirittura tornare in Grecia. Ma se io fossi al suo posto e potessi giocare in un campionato importante come quello italiano, mi giocherei tutte le carte. Sui colpi ce li ha, avete visto il gol che ha fatto, no? Sì. Guido diceva un gol alla Di Natale, è rientrato benissimo, ha calciato di destro. I gol che fa Conè non sono mai banali. Però adesso lui bisogna che ci faccia vedere il vero Conè. Bisogna che lui, oltre a fare gol in Coppa Italia e a Napoli, che sappiamo che è abbonato, bisogna che ci faccia vedere delle giocate importanti anche nel campionato. Tu dicevi la critica, l'ha contestato perché giocava con la testa bassa per se stesso. Quando un giocatore vuole per forza di cose dimostrare di essere all'altezza, di non meritare le critiche, eccetera, eccetera, qualche volta vuole strafare. Nel momento che tu fai qualcosa in più di quello che dovresti fare, 8 volte su 10 sbagli. Questo è stato il Conè che io ho visto negli ultimi 2 anni, soprattutto l'anno con Stramaccioni, che ha giocato con più di continuità. Le qualità del Greco ci sono, cioè questo ha dei colpi incredibili. Non fai gol così... o il gol a Roma con la Lazio, certo, se non hai la qualità. Però la qualità non può essere fine a se stessa, ma deve essere messo al servizio della squadra. Non dimentichiamoci che un centrocampista così, in qualunque squadra, fa la differenza. Perché gli inserimenti, quindi, i tempi che lui ha... mi state dicendo, la sua avventura a Udine può continuare. Secondo me, comunque, io fino al 30 lo potrei continuare. Certo che può continuare, però dipende da lui. È chiaro che queste due partite, queste due prestazioni non possono essere bagliori isolati. Certo, serve continuità. Siamo quella continuità all'inizio. Che sinora per lui è stato un optional, quindi calma. Adesso è lui sa che ci sono altri profili su cui l'Udinese punta rispetto. Adesso lui deve sorprendere e dire no, ci sono anch'io. Attenzione, ha cominciato c'è un messaggio bene. Per vedremo. Te, Guido. Com'è? Attenzione, che c'è un messaggio perché non si perdono una parola di quello che dici. Sì, c'è chi ha scritto: sto registrando la trasmissione perché così voglio sapere poi quello che dirà Guido con il famoso segno. Sì, ma nessun proclama, ho soltanto detto che questo Conè, se continua così, merita il posto. Assolutamente. Ma deve continuare così. Io credo che queste cose gliele dica anche l'allenatore che lo stima, certo. Credo che glielo dica anche la società, certo. Credo che glielo dicano tutti e credo che se lo dica lui stesso. Quindi questo giovanotto ha in mano la fortuna, sta a lui. Io non dico che questo campionato sarà un protagonista, dico che è partito bene, che ha dimostrato di avere delle qualità bene, ha tracciato la strada, adesso deve percorrerla, ha sprombattuto. Parliamo di un altro, sì. Passiamo alla prossima grafica. Eccola lì, la mia Eccolo preferita. Yabadabadu, perché insomma, beh, sembra proprio di sì, insomma, tra i protagonisti signori c'è ancora lui.
Perché anche questo è uno che abbiamo visto tornare carico. Andiamo a vedere, facciamo un focus su Badu e poi chiedo anche a voi se l'avventura in bianco-nero deve continuare o mi piace farvi fare da giudici. Fernando. Secondo me non hai dato abbastanza lustro alla nostra grafica. Comunque. La meravigliosa grafica ideata da Fabio Di Bernardo. Comunque, a parte gli scherzi, il nostro Yaba Dabadu è stato forse il giocatore più in forma visto finora in questo inizio di ritiro, pur essendo arrivato in ritardo si è allenato in vacanza, ce lo ha confessato Badu, che ha trovato un bellissimo gol con il Krasnodar, dimostrando insomma quelle che sono le qualità che ha messo anche in mostra nell'ultimo campionato. È forse stato uno dei pochi a salvarsi Badu l'anno scorso, con 5 gol. Queste sue grandi capacità di inserimento ne fanno uno dei centrocampisti sicuramente più di qualità a disposizione dell'Udinese, un giocatore che ha affinato la sua tecnica nel corso degli anni, adesso sta trovando anche il gol con continuità, un gol che è arrivato tra l'altro seguendo anche uno schema che spesso abbiamo visto in allenamento, con il centrocampista che arriva da dietro e si inserisce, qui nel caso di Badu indovina anche l'angolo più lontano. Ha giocato anche con l'Union Berlin, è andato vicino al gol per ben 2 volte, forse è stato il giocatore che nella seconda parte del secondo tempo è andato più vicino al gol del pareggio. Riesce sempre a farsi trovare pronto, riesce sempre a trovare l'inserimento. Poi guarda qui Giorgia, guarda qui che grandissima cavalcata, grandissima progressione ha fatto Badu, anche qui a dimostrazione che è un giocatore che è davvero già in forma. E insomma, su di lui davvero possiamo solo spendere belle parole, pur essendo arrivato in ritardo è riuscito a dimostrare fin da subito di poter essere un uomo importante per Iachini, soprattutto un uomo spogliatoio. Badu è insieme a Danilo e Felipe uno dei giocatori che è da più tempo nell'Udinese, e quindi sta dimostrando che su di lui assolutamente si può contare. Yaba Dabadu, su questo ragazzo si spendono parole di mercato ogni sacrosanta estate, e poi insomma questo si ripresenta ogni volta, riconquista la fiducia di tutti. Insomma, Badu ormai un beniamino, anche possiamo dire così, dei tifosi bianconeri, no? Allora, la sua avventura Udine deve continuare secondo voi? Ma guarda Giorgio, dipende molto dal mercato, nel senso che se Badu andrà via per una offerta importante, perché chiaramente Badu è un giocatore che io reputo, visto anche la passata stagione, determinante per questa formazione, perché lui è l'unico finora dei centrocampisti che ci sono in rosa che si inserisce. Ricordiamo i suoi 5 gol dell'anno scorso, ma 5 gol pesantissimi, cioè, ricordiamoci solo quello di Bologna, no? Dove abbiamo vinto 2-1, gol che hanno portato punti oltretutto. Sì. È un giocatore che è migliorato tantissimo con la tecnica individuale, perché prima era un giocatore molto generoso, però sbagliava spesso. Nell'ultimo anno, secondo me, ecco, se c'è una delle note liete, come ricordava Fernando prima, è stato sicuramente l'annata di Badu. Si è ripresentato al 100%, perché sembra addirittura che lui il fil rouge con la passata stagione non l'abbia mai interrotto. E il mercato però non dipende solo dall'Udinese, dalla volontà tua, dipende da mille fattori. Ora, se c'è qualche società inglese, perché si vocifera di questo, che farà un'offerta importante, davanti a un'offerta importante è difficile dire di no. Altrimenti credo che lotteremo molto volentieri a Udine, perché nello scacchiere di questo 3-5-2, secondo me lui è uno di quelli che non si può rinunciare, proprio per gli inserimenti che fa. Ricordiamoci l'anno scorso quando è mancato nelle partite che non c'era, l'abbiamo pagato a carissimo prezzo. Ecco, però ripeto, da qua al 31 di agosto il mercato... Quindi tu dici, se il mercato non rompe le scatole ce lo teniamo volentieri. Io credo che l'Udinese non vuole cederlo, cioè non l'ha messo sul mercato come ho fatto con altri giocatori, però ripeto, non è questione, se vengono non qua è questione, e pongono però, una barca di soldi... Non è questione di metterlo sul mercato, l'Udinese da sempre... Lascia liberi, cioè se c'è un'offerta, lascia liberi quei giocatori che hanno fatto un certo periodo a Udine, nel caso specifico il signor Badu, che è qui dal 90, dal 2009, è qui dal 2009, del 90, sì, dal del 2009, 90, sì, del 2009, è stato acquistato dopo i campionati mondiali Under 20 in Egitto, per la cronaca ha vinto il Ghana, e ha fatto il suo tempo qui a Udine. Lui stesso ha rilasciato dichiarazioni, che non può smentirle, che c'è un interessamento dello Stoke City, che vorrebbe, cioè lui vorrebbe andare in Premier perché guadagnerebbe anche più soldi. La società non è che gli impedisca, no, per questo è ovvio, però è chiaro, lo aiuta ad andare via, nel senso solo se c'è un'offerta. Sì, ma questo va sempre, non sono mica stupidi. Questo è sempre, ma la società mi sembra che abbia sempre accontentato il giocatore che ha chiesto di andarsene dopo un certo periodo, ma fa parte della filosofia dell'Udinese, fa parte della politica del rinnovamento, e se non sbaglio quest'anno è stato attuato più che mai il rinnovamento, è stato cambiato l'allenatore, è stato cambiato il direttore sportivo,
è arrivato anche un responsabile per l'Italia Scouting, e quindi ci sono molti nomi nuovi. Abbiamo visto la campagna acquisti che non è ancora conclusa, per cui se c'è un'offerta adeguata per Badù, l'Udinese sarebbe felice di accontentare Badù, perché Badù anche merita di andare a prendere più soldi, quei soldi che l'Udinese non può garantirgli, perché l'Udinese deve stare attenta al bilancio, guai se non stesse attenta. E comunque, per quanto riguarda... A naso, secondo te, rimane? Non lo so. Non lo so, perché a naso il mercato è ancora lungo. Sì, è lunghissimo. È ancora lungo e ci può essere, sai, qualcuno può stare alla finestra, qualcuno... Dipende. Però l'Udinese, mi sembra, si stia attrezzando nel mezzo per parare l'eventuale cessione di Badù. Mi sembra che sia stato preso Fofana, che non è l'ultimo arrivato. Abbiamo parlato di Koné, che potrebbe rappresentare un acquisto importante. Non scordiamoci, e io quello l'ho citato per primo, di Jankto, che è il nuovo Jankulovski, secondo me, e qui è un proclama. Questo sì. Ok, questo registratelo. C'è Balic, che ormai dovrebbe giocare. Per cui sicuramente dimentico qualcun altro. Per cui io credo che l'Udinese nel mezzo è attrezzata, anche perché proprio nel mezzo il mercato è tutt'altro che finito. Eh sì, comunque, parleremo poi delle ultime voci. Dico solo un inciso, Giorgia, sì. Speriamo che non ci ascoltino dall'Inghilterra, però Badù sarebbe l'ideale per la Premiership. Per la Premier League. Tutti Badù, va bene. No, sì. È un giocatore ideale per la Premier, perché per la gamba che ha, gli inserimenti, la velocità, un po' meno tattico il campionato rispetto al nostro, secondo me lui in Premier ci starebbe benissimo, è il suo campionato. Se uno mi dice la Germania o la Francia o la Spagna stessa, secondo me lui è l'ideale per il gioco inglese. Sperando che non ci sentano, così non lo portano via. Ma guarda che io credo che una società come l'Udinese, che è sempre stata attenta, che ha tracciato, l'ho detto anche l'altra volta, non una strada ma un'autostrada che quest'anno ha ripreso in pieno, deve investire e realizzare. Questa è la politica. Se non realizzi, non hai futuro. E allora quando c'è si prospetta un'operazione importante di un giocatore che ha fatto un certo periodo a Udine, credo che l'Udinese abbia anche il dovere di vendere, perché deve, questa ruota qua deve portare dopo a nuovi investimenti, visto che quest'anno ne hanno fatti, anche ne faranno altri. Perché numericamente siamo anche tanti lì in mezzo. Sì. Numericamente I siamo problemi, ma ricordatevi che i problemi sorgono quando l'Udinese non riesce a vendere, non quando vende, quando non riesce a vendere. Ci sono stati giocatori che, diciamo, che non sono andati via, l'Udinese l'ha trattenuto, il D'Agostino, per ricordare, che poi è finito veramente in malo modo. Se un giocatore ha le richieste deve andare non serve, via, non serve è giusto che vada via. Isla e Asamoah, oddio, cosa succederà, sono andati via? Hanno preso 32 milioni di quei due lì, sono due bravi giocatori, cosa hanno fatto nella Juve? Dovevi tenerli qui? A Udine solitamente, a parte qualche giocatore tipo Benassia, Alexis Sanchez. O Himmler, quando è andato via Himmler apre il cielo. Cosa ha fatto Himmler? Ma allora, sumo. Qua a Udine sono dei fenomeni. Mi sembra che l'Udinese non sia andata in B, mi sembra che l'Udinese per conto di faccia quello, la sua strada, a parte questi ultimi due campionati. Sono tranquilli per il futuro. Va bene, insomma, abbiamo capito. Abbiamo fatto l'elogio di Badù, speriamo tutti che rimanga. Al momento non mi sembra ci siano sirene così, insomma, calde da dire oddio è sul punto di partenza. Badù è qui, sta facendo bene e possiamo andare avanti. Sì. Andiamo avanti con la prossima grafica. Parliamo di un altro dei protagonisti di questo così inizio stagione. Matos dalle gare. Matos, un altro ride. Abbiamo fatto ridere Gomirato, mi piace. 3 su 3. 3 su 3 le abbiamo prese. Allora, Matos è un altro in cerca di rilancio, in cerca di, insomma, far vedere di che pasta è fatto. Lancio, rilancio. Ma sai, sì. È arrivato qua nella campagna di gennaio, ha fatto l'esordio a Empoli giocando una partita, a mio avviso, strepitosa, e poi per una serie di cose, cambio allenatore, il modulo, non dico tanto il modulo, ma proprio l'interpretazione dei due davanti, si è un po' perso. L'Udinese ha investito non poco su questo giocatore, perché comunque è un giocatore giovane, aveva già giocato precedentemente nella Fiorentina, è un giocatore di qualità. Io, sai, l'altro lunedì ho detto che nell'eventuale coppia d'attacco, se dovessimo farne una, io il giocatore forte fisicamente, e può essere sicuramente Duvan Zapata, e poi il brevilineo che gli gira vicino, è l'ideale.
senza poi dimenticarci di Terot, Peñaranda, adesso abbiamo tanti anche davanti. Io dico questo, l'ideale del 3-5-2, l'abbiamo visto poi un po' con la nazionale, avere il giocatore molto forte fisicamente che difende la palla, fa salire la squadra, e il brevilino che li gioca vicino. Lui è l'ideale per questo modulo di gioco. Quindi ecco perché dico lancio o rilancio. Rilancio sì, perché ha fatto 6 mesi qua, però sai, lancio vero e proprio perché poi in questi 6 mesi ha giocato veramente poco e niente. Veramente poco, e poi quando lui sbagliò quel gol clamoroso contro il Torino, in quella gara sfortunata per i nostri colori, secondo me lì lui si è eclissato completamente. Quindi andiamo a fare un focus su questi primi impegni, così, che hanno visto Matos protagonista. Andiamo a vedere Matos. Prima però ti dico un attimo un messaggio che ci è arrivato da casa, perché mi fanno fare caso, insomma, due errori che ho fatto in telecronaca, quindi per onestà intellettuale lo diciamo. Ieri ho detto che c'era un solo italiano in campo, in realtà c'era anche Angella, non solo Scuffette, e poi ho detto che i giocatori in campo non avevano mai giocato insieme, Matos appunto e Denilson in realtà l'hanno fatto l'anno scorso. Registrano anche a te, esatto. Quindi non perdo ogni una parola, quindi sarà registrata. Sono stato sfidato attenzione da Duilio, da Codroi, ma ho detto vediamo se lo dice. Bene, sì, ho vinto la scommessa. Comunque torniamo a parlare di Rieder Matos. Prima ho detto di Baddo, in formissima. Matos è sullo stesso livello di Baddo dal punto di vista della forma in questa prima parte di ritiro. Ha fatto veramente bene in tutte le amichevoli in cui è sceso in campo. Ieri ha anche segnato, ha segnato anche nella gara tra gialli e neri, quella in famiglia. Qui ha fatto un bel gol su assist di Arbaoui, che ieri si è mosso molto molto bene. Un giocatore che comunque non ha fatto una grandissima preparazione perché è stato infortunato, ma ieri ci ha fatto vedere delle buone cose, altre meno buone perché ha sbagliato anche un gol piuttosto facile, ma sembra essere comunque un ragazzo di interessante. Eccolo qui il gol di Matos in tuffo, giocatore che con la sua velocità è davvero molto molto bravo a spaccare la partita, sta trovando anche continuità dal punto di vista delle realizzazioni. Qui vediamo anche il gol realizzato nell'amichevole gialli contro neri, 2 gol di testa, tutti e due molto molto belli. Un giocatore che ha davvero grande velocità e sempre messo nelle condizioni di far bene e in grado di fare la differenza. Guido su Matos. Matos in queste due gare qua non mi ha stupito, sì, non è che sia rimasto sorpreso, perché ero già rimasto sorpreso piacevolmente col senno di nelle partitine che fanno che fanno ogni giorno. Sì. Lo si vede che è voglioso, a gamba, è ficcante, come si usava dire una volta. Va in profondità, a velocità, a scatto. Il giocatore, oltretutto, lo vedo che ha voglia di arrivare, tanta tanta voglia di arrivare. Si giocherà al posto con Peñaranda e Terò? Non lo so, perché io vorrei vedere all'opera Peñaranda, vorrei vedere all'opera. Non lo so, perché la formazione che fai d'estate dopo non è mai quella che vediamo in campionato. L'importante è che l'Udinese abbia un parco giocatori per ogni settore all'altezza della situazione. Secondo me sì, perché sai, io sento anche i tifosi che dicono dopo queste ultime 2 stagioni sarà da penare, ci vuole ben altro nella campagna acquisti. Non sono veritiere con le ultime 2 stagioni, perché sono successe tante di quelle cose. Semmai di veritiero sono i 24 punti che l'Udinese ha conquistato nei primi turni, nei primi 18 turni del campionato scorso. Dopo cosa è successo? È chiaro che la colpa, quando tu vai a picco, conquisti 24 punti in 18 gare, dopo vai a picco, vuol dire che la colpa è dell'allenatore. Mi dispiace dire su Colantuono queste cose, ma di che è la colpa? È colpa solo dell'allenatore, che poi a gennaio gli sono stati messi anche dei buoni giocatori a disposizione, su tutti, Kuzmanovic. È successo qualcosa, e si è creato anche un qualcosa con i giocatori, non legava più, eccetera, eccetera. Dopo è chiaro, quando le cose non vanno bene si dice la squadra è scarsa, non regge. Il più delle volte è così, ma non sempre è così, perché subentrano altri fattori, sai. Io conosco degli allenatori che con una squadra forte hanno fatto male, non conosco però allenatori che con una squadra scarsa hanno fatto bene. Però con una squadra forte, attrezzata, possono fare male, perché sono i primi ad andare in tilt. Io ho l'impressione che lo scorso anno sia successo proprio così. Una squadra da metà classifica, perché lo ha dimostrato nelle prime 18 giornate di essere da metà classifica, che è andata a fondo. È andata a fondo rischiando anche la Serie B, se vogliamo. Io non ho mai avuto dubbi, perché l'ho sempre detto, non andrà in B. Però è arrivata a 39 punti. Di prima.
Sì. No, onore del vero, Guido. Registratelo, Guido, è giusto. Guido ha sempre detto, non andiamo a Serie B. Sì, io sì, per la prima volta. Anche nel momento più duro, dopo quella partita col Torino in cui io per la prima volta in tanti anni, Giorgio, invece ho avuto paura. Scusa un momento, in situazioni normali la partita col Carpi non la perdi. Perché dico in situazioni normali? Perché ho visto cose che io non avrei mai voluto vedere, l'ho vista raramente negli ultimi 40 anni di calcio. Non è possibile che alla vigilia della gara col Carpi l'allenatore dell'Udinese Calcio un po' di pioggia non fa allenare la squadra. Questo non lo accetto, perché significa abbassare la guardia. Non stai parlando di De Canio. Esatto, perché dopo si è visto in campo col Carpi che era una squadra. Vabbè, era una dici, ha in qualche modo dato il messaggio che era, insomma, ecco. Però la partita non voleva vincere perché non ha messo in campo la formazione. Non mi è piaciuto l'allenatore che dopo la gara con la Fiorentina ha detto siamo quasi salvi. Un allenatore non deve mai dire siamo quasi, quando lotti per la salvezza siamo quasi salvi. Dobbiamo dire no, non l'abbiamo fatto, domenica sarà ancora più dura, domenica sarà ancora più dura. Questo deve dire un allenatore, non siamo quasi salvi. Sì, andava tenuta alta la tensione fino alla fine, no? Quindi abbiamo, su questo sì, sono successe delle cose che inevitabilmente, poi troppo nervosismo, si sono creati anche a livello della squadra. Beh, è normale, Guido, quando non vinci, quando vedi Balatro andato, un passo da te. No, è andato. Anche tutti i piccolissimi problemi si gigantiscono, allora, è normale. Allora, non scopriamo l'acqua calda, sappiamo che quando le cose vanno bene, va bene il gruppo non è mai in armonia. Però, al di là di questo concetto, lo scorso anno io ho visto troppo nervosismo in campo, gente che si faceva espellere così in maniera anche puerile, un nervosismo che non avevo mai visto, non so, non andavano d'accordo con l'allenatore, non so, tutto alla fine ha portato sì che l'Udinese arrivasse a 39 punti, record negativo da quando il campionato è a 20 squadre e da quando il campionato ha 3 punti per vittoria. Ma ora siamo ripartiti, allora noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi andiamo a vedere altri profili che ci hanno colpito in questo inizio di stagione, andiamo anche a scoprire un po' chi è il nome nuovo, la voce nuova nelle indiscrezioni di mercato per quanto riguarda il centrocampo bianconero, poi dobbiamo vedere la splendida impresa anche dei nostri ragazzi dell'Under 19 che si stanno comportando benissimo all'Europeo, tutto questo dopo la pubblicità. E i vostri messaggi, risponderemo.